Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Catabiotico. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. Questo episodio, dal colore di retrocomputing, ci porremo la domanda: per una collezione di retrocomputing è meglio collezionare un iOmega Zip Drive oppure un SyQuest EZ135? Allora, l'EZ135 era un disco fisso rimuovibile da 3 pollici e mezzo introdotto dalla SyQuest nel lontano 1995. La periferica aveva interfaccia SCSI oppure parallela. Ogni cartuccio aveva spazio per 135 MB. Il suo successore fu l'EZ Flyer, compatibile con cartucce da 135 MB dell'EZ135, quanto con proprie cartucce più grandi da 230 MB. Il notissimo iOmega Zip Drive da 100 MB comparve nel 1994. Anche lui era un disco fisso rimuovibile, però con cartucce da 100 MB. Aveva interfaccia SCSI oppure parallela. Le prime versioni dello iOmega Zip Drive erano affette dal click of death, ossia la perdita dell'allineamento della testina magnetica, che comportava anche poi la distruzione di tutti i dati sul disco rimuovibile se si inseriva la cartuccia sana nel lettore guasto. Il problema causò un'azione collettiva da parte del mercato contro la iOmega, la quale permise la sostituzione gratuita di tutti gli Zip 100 malfunzionanti con iOmega Zip 250 MB. Io mi ricordo che tantissimi anni fa ebbi a comprare un iOmega Zip 100 SCSI, che finì per rivelarsi, ahimè, difettoso nel click of death, però mi fu sostituito gratuitamente con un iOmega Zip 250 MB SCSI, che conservo ancora. L'hardware, lo iOmega Zip, fu proposto in vari colori nell'epoca iMac, nonché lo iOmega Zip 100 fu installato anche su vari Apple Mini Tower Beige Power Mac G3. In questa versione però gli Zip 100 erano con la meccanica immune dal click of death. La notissima periferica, ancora in vendita, ebbe poi a prendere l'interfaccia USB al posto della parallela e di quella SCSI. Lo iOmega Zip 100 ebbe quindi a evolversi nello iOmega Zip da 250 MB quanto da quello da 750 MB. I due zipponi con più capacità erano retrocompatibili con le cartucce meno capienti. Quale collezionare tra il SyQuest e lo iOmega? Meccanicamente il SyQuest obiettivamente è più affidabile, anche se ormai è periferica vecchia. Lo iOmega Zip Drive è però il più venduto e quindi il più diffuso, e a mio avviso è anche quello da preferire, però non nella versione 100 ma nella versione da 250 MB oppure 750 MB. Entrambe l'hardware praticamente è immune al click of death e non si rischia eventualmente di inciampare su eventuali vecchissimi iOmega Zip 100 che potevano essere portatori del difetto del click of death. Totalmente immuni dal click of death sono infatti gli zipponi da 250 MB oppure da 750 MB, che sono anche le periferiche molto diffuse. Si trovano con l'interfaccia SCSI, quindi ottime per Macintosh, per i vecchi Macintosh, quanto con l'interfaccia parallela, ottimi per le versioni PC, oppure nella più moderna interfaccia USB. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!